Si chiama Afshan Gul. Vive, pensate, in India, o meglio in Pakistan, nel Sindh, e a 10 mesi è riuscito ad avere quello che voleva avere da tanto tempo. Infatti, pensate che ha vissuto per quasi 13 anni di tempo con il collo storto per colpa di una rovinosa caduta che ha avuto quando era piccolissima, quando aveva pochi mesi di vita. Però un dottore, pensate che è riuscito a dare a questa donna una vita diversa. Cade, pensate, mentre si trova in braccio una amata sorella, il collo si doppia di ben 90 gradi, le conseguenze sono state pazzesche e devastanti per lei, una paralisi cerebrale che le ha portato via una vita che poteva gestire al meglio, invece le ha causato un ritardo a livello motorio e psicologico, ha imparato a camminare tardi, a soli 6 anni, a parlare a 8. La ragazza quindi ha passato una vita veramente devastante nella sua abitazione, nel suo nido domestico. Non è riuscita ad andare a scuola, non è riuscita a prendersi un diploma, non è riuscita a prendersi una laurea, non è riuscita ad interlacciare i rapporti umani con gli altri componenti, i bambini, con le altre bambine, ok? Con cui poter coniugare, con cui poter passare del tempo spensieratezza, in piena tranquillità e serenità. Quando però ad un certo punto un medico del Pakistan è arrivato, ha letto la sua storia, ha deciso di aiutarla. Questo dottore si chiama Raya Gopalan Krishnan, è bravissimo in questo tipo di intervento, molto complesso e quindi molto articolato, relativo alla colonna vertebrale, e quindi si è offerto in maniera gratuita, senza fargli spendere neanche un centesimo di euro per operarla, ed ecco che le ha dato una speranza di vita in più. La ragazza, infatti, che arriva a 13 anni, adesso finalmente sta in piedi, mangia, parla, conduce una vita tranquilla e serena e soprattutto soddisfacente. Certo, la riabilitazione è molto lunga, non è così attiva, è molto molto debole, ma nonostante questo, diciamo così, che si sente un pochino più tranquilla, un pochino più serena, a zappo di tutto. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale Narratore Italiano, commentate e complimenti a questo dottore che è riuscito a fare l'impossibile a questa ragazzina. Bene, ciao a tutti e al prossimo video, grazie a tutti voi.